Buonasera a tutti. Buonasera, dai, diciamo come stanno le cose. Buonasera. Oggi andiamo a vedere questi tre accessori per piedi. Facciamo vedere una volta. Uno è questo, un altro è questo qui, e questo è il terzo. Andiamo ad aprire, visto che ce li hanno mandati, li facciamo anche vedere. Questi sicuramente li metterò in vendita sulla mia pagina eBay, perché non so veramente cosa farmene. Qui abbiamo dei distanziatori in silicone per mignolo, che non ho veramente idea a cosa possa servire, visto che anche qui è scritto davanti in inglese, dietro in cinese, ma non so veramente cosa si possano servire. Comunque sono dei distanziatori per mignolo, che dice per sport, ma io ho fatto atletica per tanti anni, del distanziatore per mignolo non ho idea di cosa possano servire. Comunque ce ne sono nella sconfezione 2 e 2, quindi sono 4. Non ho proprio idea. Questo è una, andiamo ad aprirlo perché sono curioso. Sono due fasce, non avranno un senso, destro o sinistro, sicuramente sarà destro o sinistro. Protezione a luce valgo, c'è un piccolo, diciamo, cuscinetto in gel che vada a proteggere la luce valgo quando andate inserito nelle scarpe. Questo può essere anche interessante per le persone di una certa età, secondo me potrebbe essere utile questo, che è questo qua. Qui il silicone, quando andavo ad atletica mi è toccato usare le talloniere in silicone per la tallonite, ma questi non li avevo mai visti. Allora, non so se ve lo fate vedere, comunque sono questi qui, sempre 4 perché sono 2 per confezioni. Si fermano su l'indice e si appoggiano nella parte davanti del piede. Anche qui dice cuscinetti per sport. Di sicuro ammortizzano l'appoggio del piede, ma a cosa servono realmente non ve lo so dire. Comunque sono fatti così, sembrano fatti bene, il silicone è buono, è morbido. Anche qua c'è la scuola di misure, questo è scritto tutto in inglese. Sì, questo è tutto scritto in inglese, non c'è scritto di sicuro dove è stato prodotto. No, made in Cina, mi sembra, sarà medicina, quindi ecco perché l'inglese si capisce o non si capisce. Vabbè, comunque sono nella confezione 4. Questo video sarà cortissimo, come molti di questi prodotti cinesi che non posso utilizzare. E cosa facciamo? Sicuramente questi tre qua andranno, come vi dicevo, in vendita sulla mia pagina eBay. Se vi interessa più di un prodotto, acquistate più di un prodotto, perché sicuramente vi metto a un prezzo basso e pagate più la spedizione che il prodotto in sé. Quindi guardate quello che vi interessa e fate un acquisto unico. È inutile che state a comprare un bagaglio di questi che vi costa più la spedizione che il resto. Comunque, grazie di aver visto anche questo video. Facciamo così che ve li faccio vedere tutti e tre. Questo è la rovescia, anche, vabbè, ve li faccio vedere tutti e tre che sono così. E a un prossimo video. Ciao ragazzi!